che ci richiedono, qualche amico ci ha richiesto il Forza Regina in Certo, di cassetta. Zappia. E ma in cassetta per chi? E lo vuole in cassetta perché evidentemente lo vuole in cassetta. Io Quindi avrei. quando il nastro si ingarbuglia, Sì. come si ripristina? Con Il nastro con la penna o con la la matita? penna, o col tappo della bic, Ma della lei penna. quando comprava queste cassette, le comprava al cromo? C'erano le Sony, Le Sony. anche c'erano le basse, c'era Anche quella le normale, c'era DDK. quella al cromo, Sì. che secondo me era una truffa clamorosa, ma questo l'ho scoperto anni dopo. Sì, no, Perché erano non tutti me gli lo stessi dico. No, no, comunque. no, no. Io ancora non l'ho scoperto No, perché. Vabbè, c'erano quelle blu, quelle verdi e quelle dai. azzurre. Sì. Quelle rosse, scusa, quelle rosse, ho sbagliato, quelle rosse, quelle verdi e quelle blu. Quelle rosse erano quelle base. Sì. Se ricordo male, quelle blu erano quelle al cromo, parlo della Sony, e le verdi pare che fossero una via di mezzo, per il genere. Le verdi una via di mezzo, no, perché Polimeni le comprava sempre al cromo, le comprava 12.000 lire, secondo me, Ecco, quelle 12.000 cose. lire a che cosa? A cassa. No, 12.000 lire una No, no, cassetta, no, cioè, costava 8.000 lire la cassetta al però cromo. io compravo quelle al metallo È vero, 12.000 no, lire. no, 8.000 lire sono assai, dire Sì, cazzate. erano 8.000 lire, soltanto che avevano, mi rendevano la musica poi cupa, cioè io. Sì, esattamente, Quelle esattamente. al metallo invece era il Però c'era, contrario. in cui stereo, almeno nel mio, c'era la funzione cromo. Certo, che tu potevi inserire o Cioè disinserire. dovevi mungere il tasto. Certo. No, Giusva, sì. parliamo di cose serie. Questo signore qua che è arrivato a fare tutti i Musumeci, figli di Musumeci, Campanaro con Anglavidi. noi, ci sta dicendo da 2 settimane il presidente Branca si sta facendo i palazzi. Ora noi vorremmo capire cosa c'è dietro questa frase e vorremmo che tu ce la spiegassi, E dove sono perché queste noi ci siamo palazzine soprattutto? dissociati immediatamente da queste voci di Ora corridoio di bassa lega. Ecco. voglio dire una cosa, che a forza di evocare palazzi, la regina è perita a causa dei palazzi. Quindi Ora io comincerei questo per pure anni si diceva che Foti si faceva i palazzi, poi fino a quando Palazzi non si è si mise a fatto, Foti, sì. ma tremendo. È così, E vabbè, piano è piano, così. anche se Che dice roster ha il Casale roster. Monferrato? Come parlate buono il Hai roster. visto là, Casale Monferrato è una squadra che l'anno scorso andava molto avanti in playoff, una squadra che è esperta di questo campionato, arriva con qualche problema, nel senso che hanno appena tagliato un americano e non saranno probabilmente in tempo a reintegrarlo, quindi arrivano con un americano in meno. Però è una squadra molto fisica, una di quelle che ti mette le mani addosso. E Spinelli come onestamente, sta? Franco, e onestamente, visto che il palazzetto, un po' la sport è pentimere, cioè mentre rimane addosso all'archi, non va manco Cioè, bene. certo. Non si può, non Ma si può. infatti è una scelta, lo stadio Granillo Gebbiuni e il palazzetto all'arco. Dico io, Giusva, Dica, domenica prego, noi vai. quindi esordiremo alle ore 18. Volevo notizie di Spinelli, come sta? Bene, stanno tutti bene. Ah, perché com'è? Ma te l'ha detto ieri, Franco, come stava? Sta Vabbè, ma una cosa bene, che me lo ragazzo. dica Spinelli, una cosa me lo dica il suo Ah, presidente. perché il presidente naturalmente Spinelli gli chiede ma come sogno? E Duccio dice buono buono e poi appena se ne va Spinelli dice chi Sì, sto cai è Alfredo, fottuto. anzi, Franco lo ricorderà sicuramente, ma pure tu penso. Ricordi che c'era quello che rispondeva, la regina, sono molto deluso. Sono molto Sì, deluso, ed era era il appena portiere entrato. Leisel era, sono molto deluso. No, era quello, era Serge Die che era E appena Sergio Die che arrivato. aveva imparato soltanto questa Prima frase. allenamento si è un po' stirato e si è fermato e quindi ha imparato questa frase e rispondeva a tutti, sono molto deluso. Ricordiamo che Sergio Die andava per i negozi, comprava di tutto e poi ci diceva passa Ugo Napolitano. Famosissimo, i tuffi. Ugo Napolitano che poi se ne accorse dopo 3 mesi. Un fugavo, eh. Sì, un fugato. Vabbè. Giusva, ci vuoi raccontare un Comunque. attimino le tue emozioni nel rivivere No, cosa giocatori dici? come Volkov, Garrett, Totolotti, Santoro, Avenia? No, la mia emozione è stata rivivere la loro emozione. Perché sì, rivederli, poi molti ci siamo visti tante volte durante questi anni, non esempio né con Garrett né con Volkov, ma la cosa più straordinaria è stata vedere la loro totale partecipazione e commozione.
cioè io ho premiato tutti quanti, Garrett piangeva, gli occhi lucidi, Volkov era un bambinone, ma già da due giorni prima, loro erano veramente molto emozionati, e si parla di professionisti, di gente che ha giocato dappertutto, Volkov ha fatto l'NBA, ha fatto l'Eurolega, è stato ministro dello sport in Ucraina, presidente della federazione, eppure quando arrivano qua diventa un'altra storia, come lo è stato per anni nel calcio, no? Cosa ci possiamo aspettare da questa Viola? Innanzitutto speriamo di vedere tanta gente al palazzetto domenica alle ore 18. Guarda Gianni, io a questa Viola chiedo una sola cosa, che abbia in fretta e acquisisca in fretta una propria identità. Un'identità di squadra, un'identità di squadra che lotta, un'identità di squadra che teoricamente è in condizione di vincere ogni partita, non tutte le partite, ogni partita, cioè non c'è una partita rispetto alla quale non si può andare in campo per vincerlo. Questo è l'obiettivo, se acquisiremo questa identità di squadra poi il campo ci dirà fino a dove arriveremo, capisci, un campionato talmente strano, ne sale una su 32 che non si può dire niente, anche dall'obiettivo. Però vorrei una squadra che facesse innamorare il pubblico per impegno e anche per passo tecnico, che non ce lo nascondiamo, è un po' sopra la media. Alfredo voleva chiedere come faremo a entrare noi per vedere questa partita. Che significa? Sì. L'accredito, tu sei un giornalista. Hai fatto l'accredito? No, come a Catania, Franco? Non è che ti caccio come dove gli sto Cibali, no? Preciso al Cibali, preciso. Preciso al Cibali. Che bella cosa. Giusto, qualche dato sulla campagna abbonamenti? Abbiamo superato i 700 abbonamenti, siamo praticamente, richiuderemo il doppio dell'anno scorso, è un dato interessante, non stratosferico ma interessante, d'altra parte viviamo momenti strani, l'abbonamento non è così semplice, soprattutto per noi che ci rivolgiamo a un pubblico di famiglie, perché rappresenta anche un impegno domenicale. Oggi come oggi manca un po' difficile da assumersi, ci aspettiamo anche molta gente in biglietteria, però fermo restando la campagna veramente ancora aperta, e che invece questo andato voglio sottolineare già caccia il biglietto per domenica prossima e la prevendita comincia a Centro Sportivo da domani. Cosa stava succedendo? No, niente, stavo... perché si è sentito in diretta? Sì, si è sentito. Cosa? Sì. Hai coperto il presidente della Viola che stava dicendo io sono, lo dico davanti a tutti, sono un porco perché ho sbagliato, però non l'ho fatto apposta. Sì, allora, con l'occasione ripeto che la campagna abbonamenti resta aperta fino a sabato, ma che da domani, anche per far fronte alle richieste che cominciano a essere pressanti, da domani apre anche la prevendita dei biglietti per Viola Casale di domenica prossima. Ricordiamo invece che per gli abbonati sono pronte le tessere, si possono ritirare al Centro Viola. Stiamo già distribuendo da ieri. Sì. Hai preparato già la targa per il presidente del Casale? No, che non sta portando benissimo a saltare delle targhe. E poi non ho capito, un po' di confusione, se le targhe si danno in casa o in trasferta, sono un po' confuso. Ecco, a questo proposito, secondo te Mimmo Praticò la darà pure al Due Torri per la Coppa Italia di domani? Ah, ecco. Ragazzi, io dico che bisogna che rivolgersi agli esperti. Che volete che ne sappia. Possono fare una targa per domani dicendo per ora la Coppa Italia in attesa della partita di campionato, oppure aspettano la partita di campionato in ricordo della Coppa Italia? Ecco. Adesso io voglio dirvi una cosa, voi state prendendo in giro, anch'io, stiamo prendendo in giro veramente Mimmo Praticò, però questo suo modo di essere ha garantito per anni un ritorno sulla sua immagine di sicuro, ma anche su quella di Reggio, la presenza di Mimmo. Ma è sempre stato così, cioè voglio dire, noi lo canzoniamo e non si serve a nulla, voglio dire, però al di là storia vecchia questa con noi. Al di là di tutto, però, insomma... No, un bordello che abbiamo su punti a mezza a 25, cioè... non c'entra questo? No, che non c'entra questo? Che c'entra con le targhe? Ma no, va buono, vabbè. E allora, poi 3 punti, Poi 3 punti, sì, ma pensa, scusate, senza targhe eravamo a 0 allora, può anche essere questo. Poi ogni punto ero sudato, non è che... ho capito.
Allora, adesso non è facile. Allora io stavo riportando la discussione. Se mi coinvolgete sulla regina lo faccio sicuramente, non certo, è facile certo. Entrare all'improvviso ad agosto e doversi organizzare in fretta certo, senza un assetto societario, senza un campo da allenarsi, con una squadra da fare in tutta fretta e poi da salire come squadra, non è facile, questo ve lo garantisco. Se qualcuno pensava di fare passeggiate, l'errore stava là. Per il resto non è facile. Assolutamente. Ci diceva Spinelli ieri che praticamente lui pensa che... Ah, ma poi siete venuti allora su? No, no, ce lo diceva, l'abbiamo avuto ospite telefonico qui. Ah, pensavo che fosse venuto poi. No. Ci parlava di Agrigento come squadra forte. Cioè, anche. C'è Agrigento, c'è Trapani, c'è Ferentino, c'è Scafati, ce n'è. Vediamo Siena, perché non viene accreditata da più forti, ma pur sempre. Vabbè, Siena. C'è la storia che parla per Siena, diciamo, ecco. Sì, oddio. Ci sarebbe anche solo la Virtus con la storia, non vanno de parti, noi ne sappiamo qualcosa. Sì, no, parla la storia, il diritto anche. Giusva, ma... Posso andare? Mi liberate? No, no, c'è Gianni, non ti liberiamo, anche perché lontano dai microfoni si è aperta una discussione, ma tu vuoi più bene alla Viola o alla Regina? È un, no, po, la ma... no, è un po' la domanda, vuoi più bene alla mamma o al papà? Non avremmo mai posto una domanda idiota. Se lei è un credito. Quindi l'ha fatta Alfredo. No, assolutamente, io non so chi l'ha mandato qui a Musumeci qua a parlare. Cioè... Era una domanda di Alfredo, Giusva. È una domanda idiota, anche perché si tratta di altre cose, di sport diversi oltretutto, quindi assolutamente irricevibile come domanda. Certo, assolutamente. E mi dispiace che Gianni l'abbia riportata questa domanda, perché lo reputavo una persona diversa da come prima. Sì, ma lo reputavo prima, passato. Certo. E io gliel'avevo detto a Santo. Era ragazzo, certo. Io a Santo gliel'avevo detto, perché chi sono del rovina la trasmissione. Vabbè, ma il cuore grande, Santo. Vabbè. Però volevo fare un appunto, Alfredo, nella qualità, ho il titolo per farlo. Sì. Nella qualità, ormai passerò 20 anni quasi, di coautore almeno di tutti i film di Bianca, prima edizione, parliamo di 96 se non sbaglio. 97. Io credo che ci sia un errore, almeno, però mi appello alla tua memoria. Non è tutti i figli no, di Campanaro. No, tutti i figli di Campanaro. Oh, e perché Campanaro diventa tutti i figli di Campanaro? Perché vuol dire un'altra cosa, perché, che mi fa anche ridere peraltro. Perché Gentaglia che poi dice possiamo che fare la rubrichetta, la cosa, eccetera, eccetera. Okay. Uno c'era una mano e si fottono un braccio, hai capito? Esatto. Non è che dicono, non è che hanno il rispetto nei confronti di nell'umiltà. Porsi come dovrebbe. Franco parla come un nonno, hai capito? Il rispetto e l'umiltà di porsi, dovrebbero lasciarti il posto sull'autobus, per esempio, quantomeno loro fanno usurpa. Io vorrei arrivare al punto che mi lasciano il posto sull'autobus anche quando non salgo sull'autobus. Assolutamente. Tipo Corona quando muore uno. Certo. Il posto è tuo, ma su tutti gli autobus. Sì. Senti, l'inno ci sarà. L'inno ci sarà perché è obbligo della Lega Nazionale per la canestro del secondo campionato, ma quest'anno anche la Serie 1. Ah, solo che mi fa ridere in Serie 1, perché in Serie 1 sono quasi tutti stranieri, quindi infatti. Che ci pare. Ed ecco qui le note dell'inno del Casale. Ah, sono l'inno del Casale? Sì, ci lascia sull'attenti il grande presidente Giusva Branca della Viola, Reggio Calabria, con le note dell'inno del Casale. In bocca al lupo, presidente! In bocca al lupo, presidente! In bocca al lupo, presidente! Sì, domenica. Forza Viola! Forza Viola! Ecco. Ma è del Casale Calcio! Squadra del cuore mio! Per adesso. Ma qui è Rosanna Casale! E sarò più bella! Il tempo passa, ma vorrei che volasse! Ma è Casale Calcio o basket? La sola bandiera più grande! C'è scritto nel Casale. Da quella parte ci sono due ciambi. Grande Casale mio. Giulio. Metto la maglia con la stella sul cuore. Esco di casa e poi ricorso da te. La stessa strada, mano nella mano, verso un mare di altri come noi.
sulle note del... E con questo assoluto cacatone vi diamo appuntamento. Era meglio il fanfulla. Era meglio il fanfulla, va bene. Abbiamo sentito Giusva Branca, domenica c'è questa gara d'esordio della viola alla...